i Bar e Caffè. Porque sé que sueñas con poderme ver, mujer, que vas a hacer, decídete pa' ver. Dal 15 settembre ripartono i giovedì sera latini con Max Latino. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor. Dal 23 settembre il venerdì è all'insegna della musica dal vivo, dagli anni 70 ad oggi con New Style and Junka. Scommettiamo che ti diverti? A Voghera, in via Fratelli Rosselli 139. Si è svolta giovedì sera all'Ibari Caffè di Voghera l'inaugurazione del giovedì latino vogherese La Corrida. E mentre i ballerini si divertono con Max Latino, all'Ibari Caffè c'è anche chi si gode la partita di pallone in tutta tranquillità. Siamo a Libari Caffè questa sera a Voghera per la presentazione del grande concorso, della grande competizione con Max Latino. Come vedete sono già circondato di ballerini che già si stanno muovendo molto sensualmente, esercitando, provando, e tra pochissimo scopriremo come sarà organizzato questo grandissimo concorso, questa grande competizione. A tra poco! La passione per la musica latina. Vado matta. È la mia vita, me la sento proprio nel sangue. È nel sangue? Io la sento nel sangue, la musica latina. Anche perché tu sarai nata. È la mia vita, sono cubana. Allora direi proprio di sì. Sangue. E quindi sei all'Ibari nel posto giusto. Certo. Per ballare la musica latinoamericana. Musica latinoamericana. E allora buona serata e buona musica latinoamericana. Igualmente. Stanno già ballando effettivamente. Qual è la cosa che vi piace di più di questo ballo? Beh, il ritmo, la vitalità, la dolcezza, la sensualità. È vero, è molto sensuale, è molto molto sensuale. Anche perché lei è la fidanzata del mio amico, quindi ritmo e basta. Eccola qua, un'altra coppia di ballerini che questa sera qua all'Ibari si sta esercitando in attesa di scoprire come sarà organizzato questo concorso. Come vi chiamate? Rosa. Emilio. E questa sera siete qua per scoprire questo grande concorso, questa grande competizione. Di che si tratta? Esatto, la curiosità sale sempre di più in questo momento. Qual è il vostro ballo preferito? La baciata, per me tutti. La baciata per lui, per lei tutti. Esatto. L'importante è muoversi. Ballare. L'importante è ballare. Ufficialmente diamo l'apertura ai giovedì notte degli Ibari Caffè, tutti i giovedì sera. Oggi era solamente serata, quindi abbiamo aperto alle 10, mentre settimana prossima apriremo alle 8 e mezza con i corsi di ballo. Dopodiché 10 e mezza cominciamo con la serata, si aprono le tende e via le danze, come è regolare da tutti gli anni a questa parte. Quest'anno abbiamo una grande novità che riguarda Libari Caffè, un gioco che avete già visto qualcosina, si vocifera, la corrida, un giochino tra di noi, molto 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 easy, molto semplice. Si tratta di
fare delle piccole uscite, tre, una di salsa, una di bachata e una di kizomba, di circa 2 minuti ogni uscita di gara, tra virgolette, quindi sarà una gara molto goliardica che va a ricordare la corrida di Corrado, che era un gioco dove chi piaceva beccava un bel applauso, chi non piaceva fischi, pentolacce, trick e track e bomba a mano, ok? Possono partecipare tutti, chi è più bravo, chi è meno bravo, e faremo due livelli, un livello diciamo basico per chi balla da meno di un anno e un livello un pochino più complicato per chi balla da un anno e passa, ok? Quindi se volete vincere o comunque avere un forte pubblico, portate amici e parenti che faranno un gran bordello insieme a tutti gli altri, e quindi per giuria popolare si andrà avanti in questa eliminatoria. Faremo 3 coppie per ogni giornata e ci saranno dei premi offerti da Terme di Rivanazzano per i vincitori. È gratis, l'iscrizione non costa nulla. Abbiamo Occhio Pavese, che è una televisione online che riprenderà tutti i giovedì il pezzettino della corrida, in modo tale che possiamo rivederci tutti quanti online, e ovviamente poi lo posteremo anche su Facebook. Orlando, se siamo pronti con le basi, io farei un po' di balli di gruppo, facciamo un po' di bordello tutti insieme? La corrida con Max Latino torna al Libari Caffè giovedì 22 settembre.